Ciao a tutti, oggi parliamo del modello a calorie, o meglio della sua morte, perché a quanto pare è morto nell'aprile-maggio 2019 a seguito di un articolo uscito nel mensile dell'Economist 1843, titolato appunto The Death of Calorie, la morte della caloria, dove questo giornalista freelance Peter Wilson, che vive a Londra, e che ha perso 13 kg nell'ultimo anno mentre appunto si documentava per scrivere questo pezzo, e appunto ha perso 13 kg e prima non c'era mai riuscito perché prima seguiva il metodo a calorie, invece adesso con un altro metodo non basato sulle calorie ci è riuscito, e per questo lui ha decretato, lui che non è nutrizionista, a quanto pare non è esperto di alimentazione, ha decretato la morte di calorie in della morte delle calorie in barba ad Atwater, lo scienziato, il chimico statunitense, di cui abbiamo parlato nell'altro video, a cui vi rimando, lo trovate linkato qui in alto a destra, sul modello dove spiego che cos'è il modello a calorie. In barba, dicevo, ad Atwater, che ha dedicato la sua vita a costruire questo modello. Arriva Peter Wilson e, boh, d'amblè, così. Il modello a calorie è morto. Ora Peter Wilson in realtà arriva buon ultimo dopo una schiera di simpatici geni che ci hanno sempre spiegato che il modello a calorie non funziona perché il corpo non è una bomba calorimetrica, eccetera, eccetera. Oggi voglio spiegarvi l'eccetera, eccetera, cioè un po' le argomentazioni di questi geni che ci vogliono raccontare che il modello a calorie non funziona. Che cosa ci dicono questi simpatici personaggi? Ci dicono che, per esempio, le calorie che noi troviamo sulle tabelle sono sbagliate e quindi è inutile utilizzare quelle che sono sbagliate. C'è uno studio, che ha scoperto che le calorie riportate nelle tabelle sono sbagliate mediamente del 18%. Questo potrebbe tranquillamente essere vero, ma semplicemente perché esistono dei cibi che sono cibi variabili. Vi rimando all'articolo del sito dove spiego queste cose, lo trovate linkato qui in alto a destra. Cosa vuol dire cibo variabile? Vuol dire che è un cibo che può avere una quantità di calorie molto, anche molto diversa a seconda della varietà, del grado di maturazione, eccetera. Sto parlando in particolare della frutta. La frutta può avere uno stesso frutto, una ciliegia può avere 50, 80 o 30 calorie a seconda della varietà, del grado di maturazione, della qualità, eccetera. E questo vale per tutti i cibi, cioè le differenze possono essere veramente enormi tra quella più calorica e quella meno calorica. Ci sono alcuni formaggi, per esempio la ricotta, che possono avere valori estremamente variabili, quindi è ovvio che su questi cibi l'errore può essere anche del 100%, e quindi è ovvio che se io prendo una tabella generica faccio molto presto a scoprire che l'errore medio è piuttosto alto. Infatti il modello calorie è un modello e come tale bisogna saperlo usare perché è un modello approssimato e quindi non funziona per tutte le cose. Per esempio, le leggi di Newton funzionano benissimo sulla Terra in condizioni normali, ma non funzionano più in determinate altre condizioni, per esempio nello spazio, quando ci si avvicina alla velocità della luce, eccetera. Bisogna usare altre leggi. Per il modello a calorie, vale la stessa cosa. È un modello, bisogna saperlo usare. Quindi è normale che nelle tabelle generiche troviamo dei grandi errori, bisogna saperli gestire. È possibile gestirli ed è possibile gestirli in modo tale da ridurli quanto basta per poter utilizzare il modello a calorie senza sbagliare troppo. Quindi questa argomentazione lascia un po' il tempo che trova. Altre argomentazioni che troviamo sempre nell'articolo di Peter Wilson, ma comunque in generale vengono utilizzate dai detrattori delle calorie, è il discorso dell'uomo non è una bomba calorimetrica. Perché, per esempio, gli alimenti vengono digeriti in modo diverso dalle persone in base al loro apparato digerente, in base alla situazione di stress, non di stress, in base all'abbinamento tra i vari cibi, eccetera. Questo è verissimo, lo sapeva anche Atwater, però alla fine quello che noi assimiliamo dei cibi più o meno è quello.
nel senso che le proteine verranno assunte, verranno assimilate meno dei carboidrati e dei grassi, questo anche a Tuota lo sapeva, ci possono essere delle variabilità, ma anche lì sono variabilità che rientrano nell'approssimazione del modello e che quindi non vanno a inficiare la bontà del modello stesso. Si parla poi di velocità di digestione, mi dice ci sono dei cibi che rimangono, caparità di calorie rimangono nell'intestino 10 minuti e altri ci rimangono per ore. E chi se ne frega, nel senso che alla fine le calorie che poi vengono assimilate, quelle sono. Che io le assimili in 6 ore o che io le assimili in 10 minuti, per quanto riguarda il discorso quantitativo, non cambia assolutamente niente. Poi non mi venite a dire, ma se le assimilo in 10 minuti, poi mi viene fame e devo mangiare altre cose. Ok, ma quello è un altro discorso che non c'entra niente col modello a calorie. Infatti, io non ho mai detto che basta il modello a calorie, io non lo uso per dire, ma di questo parleremo un'altra volta o magari in seguito. Comunque, il discorso è che la velocità di digestione non c'entra niente. Col discorso del modello a calorie che funziona o meno. Il modello a calorie funziona ugualmente lo stesso. Poi nella gestione della dieta, il fatto che io digerisca qualcosa in 10 minuti, in 6 ore, cambia. Per esempio la sazietà, il fatto che poi mi venga più o meno fame dopo, ma ripeto, questo con il modello a calorie non c'entra niente. Ci viene poi detto che le calorie non sono tutte uguali, le calorie dello zucchero sono diverse dalle calorie delle proteine, che sono diverse dalle calorie provenienti dai grassi. Ora, questo è vero, le calorie non bastano, ma dire che le calorie non bastano per costruirsi una dieta non significa che il modello a calorie sia sbagliato. Poi è ovvio che magari è vero che se io mangio 2000 calorie tutte da zuccheri e 2000 calorie tutte da proteine, magari dimagrisco di più con la dieta fatta solo di proteine. Ma il discorso è che siamo sempre lì, il modello a calorie è un modello ed è basato su una dieta equilibrata, più o meno equilibrata. Se io sfrutto le approssimazioni del modello, per esempio col fatto che i zuccheri li assimilo tutti e le proteine ne assimilo di meno, e che quindi di fatto le 2000 calorie da zuccheri valgono di più delle 2000 calorie da proteine, ma questa cosa si sa già. È all'interno, è una delle approssimazioni del modello. Allora, però, per far venire fuori l'errore occorrono sempre diete troppo squilibrate. Quindi, se io voglio far venire fuori le magagne del modello a calorie, sono costretto a fare una dieta che non è equilibrata, che non è possibile da adottare a lungo termine. Per esempio, allora potrei dire faccio una dieta chetogenica, durante la dieta chetogenica io espello energia tramite l'urina, cosa che non avviene normalmente perché i corpi chetonici posso espellerli tramite l'urina e quindi il bilancio, il modello a calorie lì non funziona più. Però io lo stato di chetosi lo posso protrarre per qualche settimana e poi basta, devo smetterla, quindi non sto seguendo una dieta normale. E quindi il modello a calorie non funziona in quel particolare stato, ma che non è uno stato normale. Non è uno stato, che posso mantenere, non è una dieta che posso mantenere a lungo termine. Il modello a calorie è un modello approssimato che funziona in determinate situazioni. Quindi anche questa argomentazione lascia il tempo che trova, o meglio, si sapeva già, questo non vuol dire che questo decreta la morte della caloria, cioè era una cosa che si sapeva già. Altra argomentazione, quando si segue il modello a calorie, poi dopo si riprendono i chili persi. Ora non si capisce perché, se uno dimagrisce col modello a calorie, dopo riprende i chili persi. Perché con le altre diete non funziona? Cioè, non funziona così, e funziona esattamente nello stesso modo. Cioè, quasi tutti, si parla del 90%, di chi dimagrisce poi riprende i chili persi. Ma tutti quelli che seguono il modello a calorie, quelli che non seguono il modello a calorie. Quindi questa è una costante di tutte le diete, dove appunto il modello a calorie non c'entra niente. Cioè il fatto che sia successo a lui o al soggetto che descrive nell'articolo, che effettivamente col modello a calorie a grande fatica era dimagrito, e però dopo poi era ingrassato, mentre dopo con l'altra dieta
questo non avviene più, questo è un errore di fallacia logica, cioè probabilmente dopo lui aveva trovato il suo equilibrio mentale il modo per cambiare veramente abitudini, mentre prima no. Anzi, magari l'esperienza fatta prima col modello a calorie gli è magari servita come esperienza per aver successo dopo con la dieta che ha avuto dopo. Ma non è che può dire che siccome con una dieta è riuscito, lui, singolo soggetto, con una dieta è riuscito a dimagrire e mantenere il peso e con l'altra no, allora vuol dire che l'altra non funziona, che il modello a calorie non funziona. Cioè non si può ragionare in questo modo. Anche perché, e concludo il discorso, cioè esistono questi geni, questi soggetti che puntualmente vengono fuori con la loro storiella a dirci che il modello a calorie o qualche altra cosa riguardante la nutrizione non funziona, è morta e abbiamo tutti sempre sbagliato, ma questi soggetti sono assolutamente al di fuori dell'ambito scientifico. Se voi andate su PubMed e fate due ricerche, trovate qualche review che vi spiega, che cerca di capire un po' quali sono i metodi di dimagrimento. Cioè, il fatto che per dimagrire occorra una restrizione calorica e che per analizzare questa restrizione calorica si usa il modello a calorie è un dato di fatto. Nessuno lo ha mai messo in dubbio. Nessuno è mai riuscito a dimostrare che il modello a calorie è sbagliato, nel senso che se il mio fabbisogno calorico è di 2000 calorie, nessuno è mai riuscito a far dimagrire nessuno con una dieta da 2000 calorie. C'è sempre una restrizione calorica. Dopodiché il dibattito scientifico è su quale dieta sia meglio. Nel senso di è meglio fare un digiuno intermittente o è meglio mangiare 4 pasti al giorno, 3 pasti al giorno, 5 pasti al giorno? È meglio fare una ripartizione 50-30-20 o è meglio 40-30-30? È meglio fare 4 giorni di dieta e 2 giorni di alimentazione normocalorica? O è meglio fare una dieta sempre ipocalorica, senza pausa? Cioè, il dibattito è su questo, ma sul fatto che occorra una restrizione calorica, un altro dibattito è su quanto, cioè quanto bisogna restringere, a quanto deve ammontare questa restrizione calorica, ma sul fatto che debba esserci una restrizione calorica e misurata, analizzata col modello a calorie, su questo non ci piove. Questo è un dato di fatto, nessuno a livello scientifico lo ha mai messo in discussione. Ma perché? Perché nessuno è mai riuscito a dimostrare che questo si possa fare. Quindi, concludendo, io capisco il punto di vista di Peter Wilson. Lui probabilmente ha iniziato la dieta dicendo: ok, devo mangiare meno calorie. Lo ha fatto, ma lo ha fatto in modo sbagliato. Cioè, il modello a calorie serve a determinare quanto dobbiamo mangiare per dimagrire, quanto e cosa. Ok, ma questo non è finita lì, bisogna sapere tante altre cose. L'ho spiegato nei miei video, vi rimando al video principale, ho trovato linkato qui in alto a destra, su cosa occorre per dimagrire. Bisogna sapere delle cose. E poi avere tutta una serie di abilità per metterle in pratica. Una di queste è conoscere la densità calorica dei cibi, quindi conoscere in modo sufficientemente approfondito, non in modo particolarmente approfondito, ma insomma un minimo sì, il modello a calorie per saperlo applicare. Ma non è finita lì. Però non possiamo dire che visto che non è finita lì il modello calorie è da buttare. Capite che non ha alcun senso. Non voglio dilungarmi oltre, la faccio finita qui. Se avete delle domande o se volete intervenire, fatelo nei commenti. Quindi il concetto è: il modello calorie funziona, nessuno ha mai dimostrato che non funzioni, non è sufficiente. Per dimagrire bisogna avere delle altre conoscenze e soprattutto delle abilità, perché il dimagrimento è tutto nella testa, nel nostro atteggiamento, nella nostra forza di volontà, nella nostra capacità di cambiare il nostro modo di vivere il rapporto col cibo. Il modello calorie è uno strumento molto utile, non è
sufficiente, non è condizione sufficiente per dimagrire, ma questo non significa che sia da buttare.